Curro per Manuel. Curro per Manuel. Tecnico. Mi ha portato in fondo il pensiero che dovevo correre per lui. È un bambino del Maier che ha bisogno di aiuto. Che dire, ragazzi? Sono un po' stanco. Come ti chiami? Io mi chiamo Samuel. Sono di Spazzamento, di Pistoia, corro per la Silvano Fedi. E stiamo facendo anche noi, sono il presidente del circolo di Spazzamento dell'ACLI, e stiamo facendo anche una festa di beneficenza per questo ragazzo del Maier. Io vi invito tutti, se venite. E ora ciao. Basta. Ciao ragazzi, ciao. Siamo cotti, altro che fluo. Chi è lei? Sono Emanuele Nanoman. È stata bellissima come sempre. Una gara non contro il tempo ma contro se stessi. Problemi di crampi ormai sono all'ordine del giorno, ma sono divertito tantissimo, tantissima gente, tantissimi amici. Stupenda, stupenda, sempre una grandissima soddisfazione. Ciao Massimo Biondi, gara bellissima, fortemente tifata e sono stanchissimo, scusa. È andata bene, bello il tempo, temperatura perfetta, organizzazione eccezionale, complimenti. Ciao. Ciao. Mi chiamo Elisabetta Bertoldi, vengo da Milano, è stata una maratona sofferta. Molto sofferta, però la città è stupenda, il tifo calorosissimo, quindi sono arrivata solo grazie alla città e a chi mi ha fatto il tifo. Ciao! Grazie! Allora, ciao a tutti, ho chiuso la 32esima maratona e utilizzo il vestito solo per quando è una festa. Firenze è sempre una festa perché è organizzata veramente molto bene, quindi ho utilizzato il vestito a New York. Lo uso a Firenze, l'ho usato a Roma, ma a Firenze va bene il vestito. Complimenti per l'organizzazione. Come mai proprio Arlecchino hai scelto? Arlecchino perché parte da 10 anni fa, mia moglie fa i vestiti di carnevale e ci siamo trovati così. E quindi questo è artigianale, insomma, e ogni volta. Quest'anno me l'ha fatto un po' troppo caldo, quindi il tempo ne ha subito, insomma. Però è andata bene, è andata bene. Ciao. Grazie, ciao, ciao a tutti, grazie. Veniamo da Spoledo. L'avete fatta insieme? Insieme, benissimo, gara molto bella, pubblico entusiasta, veramente un piacere. Ciao. E poi in gran compagnia, grazie a tutti. Allora, nome Silvia, cognome Dalla Costa, vengo da Varese, provincia di Varese, e mi è piaciuta tanto, il tempo ci ha graziato e la rifarò. Direi che è più che sufficiente. Grazie. Scusi, lei ha finito la maratona? Io, fammi la domanda di riserva, sì, l'ho finita. Ha finito la maratona? Com'è andata? Ma per me bene, quasi bene, non come mi aspettavo. Ma ci dica nome e cognome. Ora in questo momento c'ho un po' d'amnesia, comunque credo di chiamarmi Fulvio. Massini anche. Sì, ma a Firenze, alla maratona di Firenze, cosa fa lei? Io, insomma, sai, a me mi piace Firenze e quindi quando sono a Firenze mi piace vedere la gente correre. Lo conosce il direttore tecnico della maratona? Ma sì, dicono, sì, un po' di vista. Ciao, complimenti, bravo. Sì, abbastanza bene, insomma. Fulvio Massini! Abbiamo anche scherzato e abbiamo ricominciato da dove avevamo lasciato l'ultima volta nell'ultima trasmissione con le interviste, il parere dei secondi della Firenze Marathon, e non solo, perché l'ultimo che avete visto è Fulvio Massini, che è il direttore tecnico che tutti conoscete benissimo. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa ultima puntata del 2014 di Runners Atletica e Podismo in Toscana per proseguire quello che abbiamo lasciato, come detto in partenza, con la Firenze Marathon, e poi andremo a vedere tante altre cose per terminare poi con il servizio conclusivo dell'amico Carlo Carotenuto, che con la Firenze Fiesole Firenze ci darà il saluto e l'arrivederci al 2015. Intanto le immagini che vedete in sottofondo sono quelle proprio realizzate da Bruno Nencetti con il meglio di, lo possiamo chiamare, o comunque tante immagini che provengono dalla partenza, e poi vedrete il percorso, gli arrivi e così via della Firenze Marathon. Proprio per quanto riguarda la Firenze Marathon, stasera abbiamo due appuntamenti che siamo qui ad onorare, ovvero la premiazione ufficiale della squadra che ha vinto la staffetta, la
30 per un chilometro, che si è svolta il sabato pomeriggio allo stadio Ridolfi, il tempio dell'atletica fiorentina, dove a fianco c'era anche l'Expo Marathon. Intanto vedete questi allegri e baldi ragazzi che si stanno divertendo proprio in partenza, anche lo speaker Thomas Herbert che si sta divertendo anche lui con i balli. Insieme a Barbara Susini, che è qua con noi, che è la moglie di Mauro Pieroni, al quale è dedicata proprio questa staffetta, la 4 per un'ora, che noi vogliamo, dobbiamo consegnare subito la coppa per cominciare. Barbara, buonasera, intanto un saluto da parte tua. Buonasera a tutti e ringrazio di avermi invitato stasera qui e darò la coppa ai ragazzi che sono stati molto molto bravi in questa 30 per uno. 30 per un chilometro era questa la staffetta, era, lo ricordiamo, era non competitiva, però i tempi venivano presi e quindi la consegniamo, la coppa insieme a Barbara, sì. E due degli esponenti di questa staffettona, possiamo dire, della Toscana Atletica, con Lorenzo Veca e Matteo Ragosta, insieme al direttore tecnico, che niente poco di meno che il nostro Tiziano Checcucci. Vogliamo fare questa consegna ufficiale, se, ecco qua, la regia ci dà subito anche le immagini a pieno studio, consegniamo questa coppa, Barbara, la consegniamo dietro, facciamo questa... ai ragazzi. E facciamogli un bel applauso. Sono stati bravissimi, sono stati bravissimi. Bravissimi, hanno lottato anche con la squadra dell'Atletica Firenze Marathon. Tiziano, vuoi aggiungere qualcosa, 20 secondi? No, noi siamo felicissimi di aver partecipato a questa manifestazione, soprattutto per ricordare Mauro, che io mi ricordo in un'occasione particolare quando venne a scuola a portarmi una cassa di magliette per i bambini, lui era una persona che ci teneva tantissimo e tutti quanti si ricordano di lui con grande gioia, con grande un ricordo importantissimo, ecco. Tutto uno dei pilastri, lo possiamo dire, dei pilastri fondamentali della Firenze. Finché potremo continueremo a onorarla questa staffetta. E noi ringraziamo la Toscana Atletica e ringraziamo Barbara, che però Barbara rimarrà qui con noi ancora, perché dobbiamo fare, mentre continuiamo a vedere queste immagini, un'altra premiazione. La premiazione della staffetta l'abbiamo fatta, l'altra premiazione invece era quella che riguardava il concorso indetto dalla rivista Runners Atletica Runners e Benessere, quella che si chiamava Podismo Atletica di una volta, adesso si chiama Runners e Benessere, per il giochetto che ormai ci porta via sempre un piccolo spazio durante la Firenze Marathon, ovvero l'indovinare quanti sono arrivati in fondo alla gara, o quindi qual è il numero ufficiale di coloro che hanno finito la Maratona di Firenze. Tanti hanno finito la Maratona di Firenze e con un più 5, ovvero 8.785, andiamo a consegnare il premio, vediamo, lo facciamo anche vedere, che è un GPS da polso, ad Andrea Bagnoli, che lui è un esponente dell'Atletica Signa, lo consegna Barbara, il premio offerto da Nencini Sport, vediamo se riusciamo anche a inquadrarlo, eccolo qua, che è un GPS da polso che tanto fa comodo ai podisti, eccolo qua. Barbara, consegniamolo direttamente ad Andrea Bagnoli, così facciamo questa premiazione, mentre la seconda posizione con un più 13, anche lui un podista delle Panche se non erro, Panche vero? Sì. Con Emanuele Falchini, al quale consegniamo il secondo premio offerto da Nencini Sport e materiale sportivo da Nencini Sport e da Firenze Marathon con una delle magliette ufficiali. Ecco qua, Barbara, possiamo consegnare il premio anche per voi. Vi ricordo anche la terza classificata, Ioanna Assunta, e poi il quarto è Mimmo Caraccioli, e poi ci sono due quinti, uno a più 18, uno a meno 18, che è Simone Cormani e Roberto Targioni. Questi sono coloro che hanno preso il premio. Abbiamo ancora un pochino di spazio, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? I premiati, li sentiamo, i premiati, sentiamo Andrea Bagnoli rapidamente, che so che ha vinto anche altre cose ultimamente. Sì, a parte le altre cose, comunque volevo ricordare che faccio atletica dal 1969, quindi non sono più giovanissimo, per cui niente, questa è una soddisfazione al di là della fortuna che accetto molto volentieri. Grazie, passiamo anche il microfono anche per una battuta anche insieme a Emanuele.
Sì, buonasera a tutti, ringrazio di questa prima azione. Chiaramente per me la vittoria più importante è stata arrivare in fondo alla maratona, è stato un risultato per me quasi insperato e quindi di grande soddisfazione. Grazie. E quindi un premio e poi l'hai portata in fondo. Possiamo dire anche in quanto tempo l'hai portata in fondo? Sì, 3:27. 3:27, quindi diciamo che bene, sì, un tempo accettabile, perché passabile, era passabile. La prima. E vabbè, la prima maratona. Metteremo qualcosa di meglio alla prossima. Ce ne saranno altre, come ci sarà domenica prossima, e noi saremo lì a riprendere con le nostre telecamere la maratona di Pisa, che poi vi faremo vedere il prossimo 8 di gennaio. Andiamo invece adesso, abbiamo chiuso definitivamente per questo 2014 l'ondata della Maratona di Firenze, non l'abbiamo chiusa a dir la verità definitivamente, perché tra poco vi faremo vedere altre interviste che abbiamo realizzato ai secondi proprio per dare ancora più spazio. Però diciamo, per quanto ci riguarda in studio, siamo a conclusione della maratona. Mentre prego la regia di mandare in onda quello che è lo spot del Mugello Ultra Trail, ci spostiamo un attimo, andiamo a Firenzuola, dove il prossimo 2 di maggio ci sarà questa manifestazione che lo scorso anno era alla prima edizione, quest'anno si presenta una volta con un'altra manifestazione nuova, e che ha già un sacco di iscritti, nonostante il 2 di maggio, guardate che bellissime immagini sono queste, il 2 di maggio prossimo ci sarà questa manifestazione, al momento già la metà del numero limite di iscritti più o meno sono già pronti per partire. Quindi vi ricordo che il 1 di gennaio finirà la quota agevolata, quindi avete tempo fino al 1 di gennaio per iscrivervi a quota agevolata. Dopodiché l'organizzazione aumenterà le quote, quindi andate a vedere sul sito di Mugello Ultra Trail quello che vi aspetta e quello che potrebbe essere una grande manifestazione proprio in questo bellissimo territorio. Vi ricordo i percorsi di 60 km o di 22 km, questi sono i due percorsi, e vediamo qua le immagini che stanno scorrendo sul teleschermo, che sono veramente veramente particolari proprio in virtù di questa manifestazione e questo spot che poi vi faremo rivedere anche più avanti. 1 gennaio terminano le iscrizioni. A proposito di Mugello, ancora il 25 gennaio prossimo un'altra manifestazione, ovvero la Mugello GP Run, non ha poco a che vedere con il trail, perché qui si corre all'interno dell'autodromo, e grazie ad Antonietta che andiamo a inquadrare la maglietta ufficiale, che sarà per i primi 800 iscritti competitivi, perché poi c'è anche la non competitiva con un giro di pista che corrisponde a 5.450 metri. Questa è la maglietta ufficiale per i primi 800 iscritti, e quindi andate a vedere mugellogprun.it per tutte le iscrizioni. Questo è quanto ci aspetta nel prossimo futuro, e invece in un imminente futuro ci aspetta ancora un'altra cosa, ovvero ci aspetta un incontro con una grande campionessa, che è niente poco di meno che Valeria Straneo, come vedete nel volantino messo in sovrimpressione dalla regia. Domani sera sarà presente all'Hotel Palace insieme agli amici del campione, sarà presente insieme a Venuste Niongabo, campione olimpico dei 5.000 metri ad Atlanta 96, insieme a Daniele Menarini, direttore di correre, nostro amico, e insieme ad Emma Balzimelli, che è la biotecnologa che parlerà dell'alimentazione nello sport. Ore 21 e 15 l'appuntamento insieme a Valeria Strano, un'occasione da non perdere, come un'occasione da non perdere anche sabato, il giorno successivo, quindi sabato prossimo, il 20 di dicembre, con l'appuntamento di 6 km Allenati con Valeria. Alle 9:30 colazione dal negozio Il Campione, alle ore 10 allenamento di 6 km sulla ciclabile di Prato. Anche questo un evento sicuramente unico, dovete prenotarvi se ce la fate entro stasera, mi raccomando. Comunque potete andare a vedere e farvi anche delle foto insieme alla grande campionessa che è Valeria Strano. A proposito del campione, vi ricordo anche i 5 km di Buon Natale col sorriso, ovvero il prossimo 24 di dicembre, come ormai una tradizione, alle 14:30 davanti al negozio Il Campione di Prato si corre, possibilmente vestiti con qualcosa di rosso da Babbo Natale, e poi si brinda per la corsa. Naturalmente sono 5 km non competitivi, aperta a tutti. Detto questo, ci fermiamo per qualche consiglio dalla regia, qualche spot, e poi ritorniamo insieme con Montecatini. Rise, 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 rise.
Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! L'arte della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine, un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate, lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica, gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta. Eccoci di nuovo insieme per parlare di una follia, lo vogliamo dire, insieme agli amici di 19:30 Corri che ti passa. Siamo a Montecatini, siamo lunedì 8 di dicembre, ovvero la festività dell'Immacolata. Questa è la zona dello stadio con le immagini realizzate da Linda Betti, aggiungo anche Tullio Betti che è il papà che ogni tanto, come dire, aiuta giustamente come tutti i genitori, mentre qua siamo nella zona, la zona di partenza e zona di ritrovo. Caro Raffaele detto Moro, avevi detto l'altra volta quando sei venuto qua in trasmissione che cominciavate con un po' di follie e qualcosa ha già cominciato, come dire, a funzionare e qualche follia l'avete fatta. Sì, buonasera a tutti. La follia e l'incoscienza hanno portato a una grandissima soddisfazione. A Montecatini l'8 dicembre si sono presentati in 500 e ci hanno veramente onorati della loro presenza. Amici e soprattutto, e questa è stata la più grande soddisfazione, persone che non sapevano che cosa fosse un cartellino, si sono presentati insieme ai bimbi, si sono presentati insieme agli animali domestici e tutti insieme hanno fatto una bella passeggiata e una bella corsa per le vie, per il centro di Montecatini e per tutti i posti che avevamo scelto perché si sviluppasse il percorso. Quindi diciamo che noi siamo non contenti, non soddisfatti, ma felicissimi. Felicissimi perché è stata un'esperienza molto molto gratificante, anche se faticosa, però il sacrificio, la passione che ci abbiamo messo ne valsa la pena. E io sono qui con i miei due soci che insieme a me hanno messo tempo, voglia e tutta la loro passione per realizzare questa cosa che si chiama Walk and Run in Montecatini. Antonietta Schettino e Michele De Pace. Partiamo con la signora in arancio, ovvero Antonietta, che questo 19:30 run è diventato, si è anticipato per un lunedì di, diciamo, di circa 10 ore più o meno, è diventato una partenza alle ore 9 della mattina. Antonietta, cosa ci dici? Buonasera a tutti, io dico che infatti è stata una follia perché quando ho proposto a Raffaele il nostro lunedì sera, visto che l'8 dicembre era festa, di proporlo di mattina inizialmente, ma perché no? Poi in pratica abbiamo sviluppato un vero e proprio incontro di una gara a tutti gli effetti. Naturalmente io per quello che mi riguarda ho curato la parte degli story, perciò ho avuto dei grandi aiuti anche da amici di Montecatini e abbiamo fatto veramente un bel ristoro di accoglienza, di festa. È stata una giornata proprio di festa per noi, perché coronare il lunedì con questo incontro di mattina ci ha regalato grandi emozioni, per cui grazie veramente a tutti gli amici che hanno partecipato,
alle mie clienti che erano entusiaste appunto di venire a fare una gara con me, perché mi vedono sempre quella che corre, 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 per cui erano contentissime. Giocavi in casa? Giocavo in casa, quindi ecco, è stato veramente entusiasmante vedere tutte le nostre donne che sono venute con bambini, volevano il palloncino e camminare per le città di Montecatini. Il nostro intento è questo, ecco, far correre, far camminare tutta la nostra Val di Nievole con gli appuntamenti del lunedì. Noi lunedì sera siamo sempre presenti con le luci. Vogliamo ricordare l'appuntamento del lunedì sera, Antonietta? Certo, noi tutti i lunedì sera alle 7, ci ritroviamo alle 7 in via Marrota, appunto vicino, dietro proprio il Corpus Domini, e partiamo per i nostri 5 chilometri, le nostre camminatrici tranquillamente. Sono un bel gruppo, stanno crescendo. E noi guidiamo i runner per una sgambata del lunedì, in pratica, perché quasi tutti la domenica fanno una gara, perciò il lunedì sgambano volentieri. Diamo inizio e continuità a chi vuole veramente intromettersi in questo mondo podistico, che è bello, è fatto di famiglia, è fatto di amici, è fatto di amicizia, di incontri, e poi continuano durante la settimana tanti a incontrarsi, per cui per noi è veramente orgoglioso. Un defaticamento o un'introduzione alle gare, Michele? Sì. Esatto, sì, in effetti è così, perché cioè, da quando vado anch'io lunedì sera, perché sono presente come Antonietta, come Raffaele la sera, vedo che il gruppo cresce e si trovano delle persone che gareggiando non trovi mai. Quindi questo cosa vuol dire? Che tutte le persone che ci vedono ci domandano e si ritrovano, vengono anche loro a partecipare a questa cosa qui, che io la chiamo questa cosa qui perché non è la gara, non è un allenamento. Poi chi vuol fare allenamento fa anche allenamento, si diverte insieme a noi e basta. Io volevo dire che anche lunedì 8 la cosa bella che mi ha dato soddisfazione è stato, io sono addetto diciamo al percorso, quindi quando siamo stati a fare tutta la segnaletica abbiamo trovato delle persone che dicevano: ma cosa succede qui? Cosa fate? Cosa avviene, insomma? E quando abbiamo spiegato, tutti, ma veramente tutti, complimenti, veramente ci hanno dato molta soddisfazione. Ritorniamo con Raffaele. La soddisfazione di cui stava parlando Michele è partita nella voglia di organizzare e poi sfociata in questa mattinata dove si è corso, ma si è fatta anche festa. Sì, doveva essere appunto una festa, e festa è stata, perché non è finito tutto con la gara, tra virgolette, che poi gara non era, ma è proseguito dopo con un po' di animazione fatta da dei nostri amici Cristiano e Paolo, con i bambini che sono stati premiati, con la lotteria, con Babbo Natale, insomma c'era un po' di tutto. Avevamo pensato di fare una cosa un po' differente rispetto a quello che si trova normalmente nelle gare, nelle classiche gare podistiche. Avevamo lo speaker, il microfono, l'animazione, un po' di musica anni 80, c'era un po' di tutto, insomma. Abbiamo voluto fare qualcosa che coinvolgesse, oltre tutti gli atleti, anche proprio i montecatinesi, Montecatini città. Fischietti, un po' di rumore, insomma, abbiamo sconvolto un po' la solita quiete che normalmente aleggia la mattina a quell'ora. E devo dire che il riscontro è stato molto positivo, perché comunque tante persone che non avevano mai fatto nulla del genere ci hanno subito chiesto: ma quando riorganizzate una cosa così? Bene, a loro dico: ci stiamo organizzando, saremo di nuovo presto fra voi. Abbiamo in ponte tante cose, a partire da sabato pomeriggio alle 5 davanti Decathlon organizziamo una sgambata con tanto di pacer e palloncini luminosi, per cui già lì possiamo ritrovarci e divertirci tutti quanti. E poi ci saranno tante sorprese, abbiamo tante cose ancora in ponte, vedrete che qualcosa succederà. In questo arrivo, in questa zona un po' campestre, nel parco qua, mi viene da aprire una parentesi con
Una parentesi che è a distanza quasi di un anno, 18 ottobre 2015, Castelnuovo Berardenga, Eco Maratona del Chianti, non edizione, 42 km, oppure due nuovi percorsi. A sostituzione della 18 ci sarà una 21, a sostituzione della 11 ci sarà una 14 km, e poi naturalmente passeggiando per cantine e così via. Vi ricordo che le iscrizioni sono già aperte, quindi potete affrettarvi ad iscrivervi per questo scenario veramente unico. Chiudo la parentesi e ritorno a Montecatini con Antonietta. Ci sono sempre tanti ringraziamenti da fare durante, quando si organizzano queste manifestazioni, qua dove vogliamo sbizzarrirci. Anche noi abbiamo da ringraziare veramente tante persone, i volontari che noi abbiamo raccolto tra coloro che il lunedì sera vengono appunto ad allenarsi con noi. Ognuno di noi ha portato chi la mamma, chi la sorella, chi il fratello, chi il fidanzato, per cui anche persone che non sono del mondo del podismo ci hanno dato una mano veramente incredibile. Il nostro gruppo del 19:30 Run sta crescendo appunto con persone nuove di questo mondo e quindi ringraziamo soprattutto loro. Ringrazio Stefano Giovannetti perché ci ha fatto anche lui un bel servizio fotografico, quindi sono veramente, siamo contenti. Investe un po' diversa. Investe un po' diversa, dal presentatore al podista e anche al fotografo, quindi ti ringrazio di persona qui appunto. E i negozi che ci hanno dato appunto l'opportunità di fare le premiazioni alle società, a alcuni sweet bar di Montecatini che ha dato al ristoro veramente una grande mano apprezzatissima da tutti, perché come sai bene quando facciamo mangiare bene sono tutti più contenti, alla Montecatini vigili perché comunque anche loro hanno presidiato un po' il percorso dandoci una mano con le macchine e avere più tranquillità di correre. E una cosa che è stata, diciamo, i podisti che ci hanno ringraziato, fare anche di una non competitiva la partenza tutti insieme. Questo è stato molto bello per coloro che per la prima volta si avvicinavano a una partenza podistica, appunto riferendomi alle mamme con bambini, a partire con lo sparo anche a una gara non competitiva è piaciuto moltissimo a tutti, quindi grazie veramente a tutti coloro che hanno partecipato, a tutti i podisti e a tutti quelli che ci hanno aiutato. Grazie. Michele, qualche secondo per le tue conclusioni. Beh, che dire, è da rifare sicuramente, l'unica cosa che posso dire, mi è piaciuto a tutti noi, è piaciuto anche a tutti i volontari che ci hanno aiutato, che sono stati anche bravissimi perché alcuni di loro non avevano mai fatto una cosa così, quello che abbiamo fatto, insomma. Siamo verso la dirittura finale e lasciamo le ultime parole al... lo chiamiamo capitano, lo chiamiamo così, in senso un po' Moro, scherzoso. Moro, basta Moro, dai! Senza fascia, capitano senza fascia, diamo le parole al Moro. I ringraziamenti finali da parte nostra vanno a Decathlon che ci ha supportato per quanto riguarda il materiale tecnico, a Piero Giacomelli regalaci un sorriso, anche lui per averci imprestato il pallone. Io vorrei fare personalmente un ringraziamento alla mia squadra, i Randagi, che si sono presentati in 52 e quindi a loro va veramente un grazie di cuore. E hanno dato nei miei confronti veramente una grande prova d'affetto e io sono rimasto veramente commosso di questa cosa qui. Questo è quello che si dice quando la corsa unisce. E un'altra piccola parentesi personale, mio papà e mia mamma, che non avevano mai fatto 5 km tutti insieme, sono venuti e hanno partecipato da inesperti a questa loro prima gara. Ovviamente il ringraziamento va a tutti loro della squadra, Antonietta, Michele, Mario, Silvia e Alessandro, nonché Massimo Mei, che stasera non sono qui con noi. Grazie a tutti, a presto. E questi erano i ringraziamenti, mentre ci vediamo ancora queste immagini io vi ricordo che noi domenica prossima saremo a Pisa per la 16ª Pisa Marathon e per la Pisanina, è la corsa di Babbo Natale, la non competitiva, e poi mentre il 26 dicembre trofeo Santo Stefano, trofeo Carlo Lorenzini, trattoria Zazà e poi ancora per i borghi di Vaiano d'Inverno il prossimo 28 di dicembre e ancora la maratonina della Befana all'Isolotto. Ritorneremo con voi. Avete detto tutto voi? Avete qualcos'altro da aggiungere rapidamente? Le miss, le miss, non ci scordiamo le miss. Anche le miss, noi
Grazie anche a Chiara e a Giulia, le Miss Rocchetta appunto che ha partecipato a Miss Italia 2 anni fa, per noi si è prestata quel giorno lì con la fascia alle premiazioni, alla partenza, un grazie di cuore anche alle nostre ragazze. Un bel vedere, devo dire, aggiungo sì, io. Sì, sì. Detto questo, vi ricordo gli appuntamenti, domenica prossima torneremo con Runners e Benessere, canale 194 alle 22:30 e poi faremo una breve pausa, ritorneremo il 4 di gennaio, domenica 4 di gennaio. L'8 gennaio invece noi ritorneremo con la nostra trasmissione dedicata interamente alla Maratona di Pisa. A questo punto vi lascio alle immagini, ancora interviste ai secondi della Firenze Marathon e poi i saluti finali insieme a Carlo Carotenuto che è stato presente alla Firenze, Fiesole Firenze di domenica 14 dicembre. Approfitto per ringraziare tutti voi, farvi tanti auguri di buone festività, buon Natale, felice anno nuovo, anche buona Befana perché non ci rivediamo prima, ci rivediamo, dicevo, l'8 di gennaio e che dire, buone feste e ci rivediamo con le prossime corse, forse anche con qualche chiletto in più, ma con le corse riusciremo a smaltirli. Buonanotte a tutti voi. A tutti. Pacemaker delle 3 ore e 15, sono arrivati in 3 ore e 15 signori, 0-0 i secondi. Io forse qualche secondo in più, c'era qualche ritardatario che ho provato a portare in fondo, è stata comunque una soddisfazione portarli anche se qualche secondo dopo 3 e 15. Sono riuscito a portare fino al traguardo diverse persone, nelle 3 ore e 15 sono arrivato giusto un secondo forse prima delle 3 ore e 15, eccezionale. È la nostra soddisfazione portare più gente possibile all'arrivo nel nostro tempo, troppo bello. È sempre bello fare Firenze e chiuderla assieme a un sacco di gente, sempre una soddisfazione. Bello. Presentatevi! Stefano da Trento. Giuseppe da Varese. Antonio da Buzzo, Watch of Step. Timothy da Sudafrica ma da Firenze alla fine. Grande Timothy. Speaker hanno un attimo di pausa, pochi attimi. Pochi attimi, sì. È vero, sei sempre qui presente a guardare, a osservare, a provare a incoraggiare. Poi io faccio soprattutto con gli stranieri, ecco. Ne arrivano tanti di stranieri. Eh beh, ce ne sono, chiaramente 2200 non è un numero eccessivo, ma ce ne sono tanti, Ecco, i francesi, inglesi, svizzeri, tedeschi, austriaci, li accogliamo tutti e abbiamo tutti per tutti una bella parola. Accogliamoli ecco. In francese. En français, c'est sûr, bien sûr. Félicitations et félicitations d'être arrivé, d'être venu à Florence. Grazie Thomas Herbert, speaker della Maratona di Firenze. Grazie, grazie a voi. Sono due gocce d'acqua, stanno anche piangendo, cosa succede? Sono felice di averla finita, è la prima maratona. E com'è andata? Abbastanza bene. Vostro nome, cognome, da dove venite? Francesca Galli da Cremona. Barbara Galli da Cremona. Siete gemelle, avete deciso di correrla insieme. Sì. E siete arrivate insieme. Un in bocca al lupo. Grazie. Oscoliaro, Giobatta, Antonio. Molto bene. 11 novembre a New York, Firenze, molto molto accogliente, molto molto cordiali il pubblico, un grazie ai collaboratori e un applauso. Da chi è stato a New York, Firenze è uguale. Lei come si chiama e cosa fa qui a Firenze? Io mi chiamo Gianni Lo Russo e mi occupo con il training consulta di allenamento. E qui come mai alla Firenze Marathon? Allenamenti? Allenamenti, qui alla Firenze Marathon praticamente mi occupo dei pacemaker, queste persone che danno una mano all'interno della maratona, sono rimasto senza voce, a aiutare a terminare la gara a tutti gli altri podisti. Li abbiamo anche intervistati? Sì, sono grandiosi, quest'anno sono grandiosi, grandiosi. Sono 4 per ogni gruppo e danno un supporto enorme, enorme a tutti i podisti che loro sono fondamentalmente, è la loro festa e noi cerchiamo di aiutarli. Ciao. Ciao. Antonio Grotto, il pettorale 750 non è un pettorale dato a caso. Esatto. Le gare sono 750 oggi, una grandissima emozione, una splendida corsa, una splendida città, meravigliosa. Come la giudichi Firenze, la maratona naturalmente, rispetto a tutte le altre? Guarda, è stupenda, Firenze l'ho corsa varie volte, è bellissimo. Cosa vuoi che ti dica? Mi piace.
numero pari, ci avviciniamo verso le 1000. E chi lo sa? Il mondo è piccolo, se sto bene, chi lo sa? Grazie Antonio. Grazie a voi ragazzi, grazie di tutto, splendida città, meravigliosa, grazie. Comment ça va? Ça va très bien, j'adore Florence, ça fait la cinquième fois que je cours à Florence et je suis vachement heureux. Il a fait un peu chaud quand même par rapport aux années précédentes. Prénom. Pierre Convert. Où vous venez? Saint-Raphaël, France. Saint-Raphaël. Yeah. Très heureux d'être ici, merci beaucoup. Ciao. Ciao. E allora cominciamo quest'ultima parte di questa 587esima puntata di Runners qui in esterna allo stadio Luigi Ridolfi, Firenze, Fiesole, Firenze, 35esima riedizione. Siamo con Gabriele Brugelli che rappresenta il comitato provinciale dell'ICS di Firenze che ci dà due dritte, due numeri per questa manifestazione, per quello che andremo a vedere. Questa è la 35esima edizione della Firenze, Fiesole, Firenze, quindi a nome del presidente Carlo Alberto Calamandrei do un saluto a tutti quanti gli spettatori, sono oltre 2000 i partecipanti come sempre, come siamo riusciti a raggiungere già lo scorso anno. Questa è una bellissima manifestazione, anche il tempo fortunatamente ci aiuta. Da Firenze, dallo stadio Luigi Ridolfi di Atletica Leggera, gli atleti partiranno e arriveranno fino a Fiesole per ritornare poi attraverso tutto lo scenario bellissimo che tutti quanti conoscete. C'è anche un percorso più ridotto fino a San Domenico, sono solo 6,5 km contro i 16,5 km della mezza maratona appunto di cui si parlava prima, e poi c'è un percorso per bambini, per famiglie, che invece di 2,5 km intorno allo stadio, tutto completamente pianeggiante. Dobbiamo ringraziare anche il sindaco del comune di Fiesole, la signora Anna Ravoni, che sarà presente alla premiazione, così come l'assessore allo sport del comune di Firenze Andrea Vannucci e Francesco Sottili, che è l'assessore invece allo sport del comune di Fiesole. Milena Megli per la quarta volta a fare il walking. L'anno scorso un sacco di gente con grande prevalenza di donne, 94 donne, quest'anno come va? Quest'anno va ancora meglio, sono circa 200 i partecipanti, il movimento è continuamente in crescita, sono molto soddisfatta perché il mio impegno è grande, ma è grandissima la risposta delle persone, questa è la cosa più bella. E quindi adesso oggi che farete? Oggi faremo il percorso medio dei 6,5 km, tutti sono pronti e sono sempre contenti di partecipare a questa manifestazione. Tutti dietro ai palloncini di Milena. Tutti dietro ai palloncini, sì, ogni anno cambio colore, quest'anno bianco e rosa, ed è un modo anche per appunto poter far sì che tutti possano anche aggiungersi all'ultimo momento. In bocca al lupo, e naturalmente diamo anche qualche riferimento per trovarti durante l'anno con questa attività. Sì, seguitemi sul mio nuovo sito che è www.walkinmilena.it, così troverete tutto il calendario, foto e notizie. Auguro a tutti un buon Natale. Sindaco in persona di Fiesole, di solito erano presenti gli assessori, l'assessore allo sport, Anna Ravoni, sindaco di Fiesole, presente a questo arrivo della Firenze, Fiesole, Firenze, quindi in trasferta in qualche maniera, non solo nel passaggio a Fiesole. Sì, buongiorno, mi fa piacere essere qua, c'è con me comunque anche il mio assessore allo sport, quindi non sono sola. Che si chiama, diciamolo. Che si chiama Francesco Sottili e lui è stato qua a dare il via alla stamani alla partenza appunto, e io sono arrivata adesso, ho visto i primi arrivare, sono molto felice di questa corsa perché è un bel contatto fra Firenze e Fiesole e appunto mi dispiace pensare che gli altri sindaci precedenti a me non sono venuti, io devo dire ho anche un affetto particolare con il podismo in quanto sono una vecchia podista, da ragazzina appunto ho fatto diverse corse e quindi mi fa piacere essere qua. Michele Pierguidi, il presidente del quartiere 2, quindi il quartiere che ospita lo stadio Luigi Ridolfi. Questa è una grande edizione, 35esima, numero tondo anche tra l'altro. No, bellissimo, bello, un'organizzazione perfetta curata dall'AIX, molto bello, unisce
unisce Firenze a Fiesole, il quartiere 2 è confinante con Fiesole, è molto bello che ci sia qui anche il sindaco di questa splendida cittadina vicina a noi. E direi che è una bellissima giornata di sport, uno sport per tutti, ma vedo facce felici, quindi viva la Firenze Fiesole. Tu da grande sportivo, appassionato e anche dirigente, operatore del basket tra gli altri, ci potrai anche dire le problematiche sportive di questo quartiere, che è come sempre notorio ricco di impianti, però questo crea anche qualche disagio. Qualche volta c'è anche la questione dello stadio futuro Mercafir, ma poi ci sarà il Franchi da riabilitare, insomma sto andando molto avanti chiaramente. Sì, quartiere 2 è ricco di impianti sportivi, di bellissimi impianti sportivi. Questo è uno di questi, questo Ridolfi è uno splendido impianto sportivo, ci sarebbe da rifare la pista, penso che sia un intervento importante da mettere in ponte. In questo quartiere si sta parlando di fare anche una bellissima palestra di pugilato, penso a Leonard Bundo che oggi, che stanotte ha combattuto con 700 persone al Mandela Forum. Al Maxi Schermo. C'è un'idea ed è nel piano triennale di mettere la palestra di pugilato, proprio per onorare anche il maestro Boncinelli e Leonard in zona di Rocca Tedalda. Ci sono tante cose da fare, lo stadio non è una cosa del quartiere, sarà compito del quartiere e dell'amministrazione comunale trovare il modo di rendere ancora più bella questa zona e ancora più importante il campo di Marte quando lo stadio sarà da un'altra parte. Con l'assessore allo sport del comune di Fiesole, Francesco Sottili, una battuta anche da parte sua. Beh, una giornata meravigliosa, veramente il vero sport, il vero spirito sportivo, si alternano atleti veramente di livello come i primi che sono arrivati con un tempo eccezionale, hanno fatto circa 16 di media credo io in un percorso come questo, da persone invece che per il gusto dello stare insieme, del fare sport per la salute, per il benessere, che siccome stanno arrivando questo gruppo adesso hanno fatto questa bellissima passeggiata, questa bellissima corsa. Veramente tanti complimenti agli organizzatori dell'AIX, a coloro che veramente hanno fatto questa manifestazione bellissima, è stato un colpo d'occhio straordinario la partenza con questo serpentone lungo lo stadio di atletica che usciva, ed è veramente una grande bella giornata di sport. Ancora un ponte tra Firenze e Fiesole che si è compiuto con questa 35esima edizione della corsa. Ma io devo dire che questa è una corsa che raggiungendo i 1800 atleti sta diventando una delle più importanti di Firenze, e è bello all'insegna di un incontro, se vogliamo, sportivo ma anche culturale fra Firenze e Fiesole. Sono le due città che rappresentano la storia di questo territorio e è molto bello dare questo messaggio attraverso lo sport, attraverso il podismo, attraverso i 1800 uomini e donne che hanno corso questa bellissima avventura. La vetta della corsa a Piazza Mino da Fiesole con la lotta per il primo posto, abbiamo visto un quartetto che comprendeva anche Abderilà Dashun che l'anno scorso aveva vinto in 59 minuti, con Andrea Franchini, pettorale numero 1, che è stato protagonista e vincitore di tante edizioni di questa manifestazione. In campo femminile invece abbiamo visto il duello tra Allegra Masi e Deborah Tortora, rispettivamente terza e quarta lo scorso anno nella corsa femminile. Ricordiamo che Dashun aveva vinto in 59 minuti, aveva vinto fra le donne e Genziana Cenni in 1:11:50 e appunto, come detto, terza la Masi e quarta la Tortora. Vedremo se questo duello avrà posizioni invertite oppure no. Maurizio Toccafondi, ora vicepresidente nazionale, già vicepresidente provinciale di Firenze, quindi hai fatto tutta la trafila anche grazie e curando questo tipo di manifestazioni. È proprio dall'esperienza di queste manifestazioni di carattere appunto di base che si riesce a capire le problematiche relative alle attività sportive, in questo caso del podismo, e quindi con tutta la possibilità di intraprendere e lanciare queste iniziative che raccolgono, come si vede, persone, ragazzi di tutte le età, di tutti i sessi, di tutte anche di tutte le nazioni, si è visto chi è arrivato per primo, e quindi è necessario continuare per questo sistema. Ecco. L'Associazione Italiana Cultura e Sport è ente di promozione sportiva, come è la situazione, il futuro, che dice? Il futuro al carattere nazionale è senz'altro positivo, perché chiaramente siamo una delle prime quattro società, enti di promozione a carattere nazionale, e quindi si procede molto bene verso 1 milione di associati. E
allora siamo all'arrivo, sono trascorsi come si vede 1 ora 2 minuti e spiccioli di gara. Abbiamo visto nel frattempo, durante la discesa, che anzi già prima della discesa, che Franchini si era staccato dal gruppo di testa, e poi c'era questa coppia tutta marocchina del Maiano al comando con Dashun, che peraltro controllava la situazione. In campo femminile invece tutto invariato, con Allegra Masi sempre davanti a Deborah Tortora. Adesso li aspettiamo all'arrivo, vediamo cosa succederà in questa 35esima edizione della Firenze Fiesole Firenze. Abdelilah Dashun, tra l'altro, molto bene anche alla Firenze Marathon, quindi oggi uno scarico quasi dopo la fatica della maratona. Sì, oggi l'ho fatto un scarico perché da ancora sento le gambe, fanno male per la maratona, e ho detto comunque questa gara bene anche per i muscoli si fa oggi. Poi anche la settimana scorsa ha gareggiato a Rigello, ma fa ancora male di gambe, per quello è venuto qui. Comunque seconda vittoria dopo quella dell'anno scorso, ancora una volta primo in questa gara. Sì, 3 anni seguito che lo vinci io questa gara. Abdelwahed. Che io non avrei pronunciato, non avrei saputo pronunciare. Allora, ovviamente Dashun era più forte, però tu hai fatto una bella rimonta, che sei partito indietro a questo quartetto iniziale, poi hai raggiunto poi i primi. Sì, ho partito un po' in difficoltà, però piano piano c'ero un po' a riscaldarmi, a prendere il ritmo giusto, scendo a prendere i primi. Soddisfatto del tempo anche cronometrico? Sì, sì, quello di sicuro. Beh, l'anno scorso perciò benissimo. Presentati ai nostri telespettatori, sei del Marocco anche tu? Sì, del Marocco. A quanto tempo qua? 16 anni. Quindi praticamente cresciuto ormai d'adozione. Il terzo classificato che ha fatto una grande gara subito in testa insieme ai primi. Allora, presentati intanto. Sì, mi chiamo Matteo Paganelli, sono da Wisp Chianciano. E già negli anni passati ho provato questa gara, mi piace, rappresenta un po' le mie caratteristiche. Il primo tratto in salita è abbastanza impegnativo e sono contento del tempo, mi sono migliorato molto rispetto all'anno scorso. Ecco, io, quanto hai chiuso? 1:03:54. Una bella gara, insomma. Sì, anche inaspettata, perché pensavo che insomma c'era molta gente, per cui il livello è alto e non sapevo, non immaginavo di arrivare terzo. Sono molto contento e soddisfatto. Vai. E Andrea Franchini, storico vincitore, piazzato in questa manifestazione. A questo punto possiamo dire che i primi erano più forti, però tu hai tenuto botta storicamente. Sì, guarda, sono molto contento perché ne ho vinte 7 edizioni di questa, quindi ora comincio a invecchiare, ora sto approssimandomi ad avere 46 anni, sono del 69, quindi arrivare quarto a una... Sei un anno più giovane di me, quindi io ho smesso già da un lustro. Certo, poi arrivare a 40-50 secondi da primi, insomma ho fatto 1:04:15 mi sembra, quindi insomma penso una quarantina di secondi, 50 dal primo, quindi insomma mi posso accontentare. Alla grande. È una bella manifestazione, mi piace sempre farla. Dai, un saluto da parte di un atleta appunto ormai conosciutissimo in Toscana ai nostri telespettatori. Allora auguri e buon Natale a tutti, grazie, ciao. L'anno scorso eri stata terza e quest'anno vincitrice, quindi non abbiamo sbagliato. 1:15:00, grande soddisfazione. Sì, è la gara più bella dell'anno, prima di Natale, è una tradizione. Auguri a tutti e un bacio a chi ha perso la vita in maratona. Ecco. Questo è per lui oggi. E anche per Luigi Ocone. E intanto allora facciamolo proprio ufficiale da parte tua, tu che sei anche una atleta insomma che si presta a queste cose. Un bel saluto a tutti i podisti, un bel augurio di Natale. Auguri a tutti, correre fa bene, basta farlo per divertirsi, questo è quello che faccio io. Non è una ragione di vita, è un divertimento. Deborah. Bellissima gara, sofferta. Molto sofferta, ho provato a stare insieme alla prima ma non ce l'ho fatta. Comunque sono contenta per questa gara, l'ho voluta dedicare a mio babbo che è scomparso 7 mesi fa e grazie a lui mi ha dato tanta forza e coraggio per finirla. Tra l'altro anche tu reduce dalla maratona di Firenze, è finita molto bene. Sì, sono contenta, ho fatto la maratona di Firenze, questa settimana ho corso poco però mi è servito tanto. Comunque bella gara, sofferta ma bella. Gli auguri a tutti i podisti e tutti quelli che ti conosco. Auguri a tutti, di buon Natale a chi ha partecipato a questa gara, a chi ha camminato, a chi ha passeggiato, comunque auguri a tutti. Buon Natale, buon anno se non ci si vede. Marina Ratto, terza assoluta, non appartiene a nessuna società, le tue impressioni di questa gara? L'ultimo mezzo chilometro non era mezzo, diciamo, però è molto bello il percorso, soprattutto la parte alta, la salita, mi piace, la cosa migliore. Come è andata? L'aspettavi questo piazzamento, poi insomma il percorso lo conoscevi? No, la prima volta, abbastanza soddisfatta, via. Un saluto da parte tua a tutti quelli che ci stanno guardando.
Un saluto a tutti i corridori, va bene? Ciao. Vai, ciao. E con questo si conclude anche la puntata 587 di Runners, l'ultima di questo 2014. Naturalmente gli auguri, in bocca al lupo a tutti i podisti per le altre manifestazioni che andranno a fare da qui a quando ci rivedremo, quando l'8 di gennaio, quando riprenderemo con la trasmissione dedicata alla maratona di Pisa, e poi proseguiremo naturalmente con tutto il nostro programma di trasmissioni anche per il 2015. Quindi da Carlo Carotenuto, Bruno Nencetti che sta alla telecamera, tutta la redazione, Fabio Fiaschi che la guida di Runners, un saluto, un augurio davvero caloroso di buone feste, di buon anno nuovo, buon inizio, buon principio, buona corsa a tutti, e a questo punto il saluto, arrivederci con Runners nel 2015, non mangiate troppo.